Carissimi Matteo e Rossella, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Thank you.
Qualche sera fa ci siamo fermati a cena con Matteo Rossella e la famiglia della sposa e abbiamo fatto dei discorsi importanti. Io in particolare voglio dire una cosa a Matteo. Ti auguro già in questa Santa Messa di fare esperienza di Gesù Cristo che è la Loggia. Ti auguro l'incontro, Matteo, nel tuo matrimonio l'incontro. Loro andranno avanti nella vita, diciamo, da soli, ma dietro alle spalle ci sta tutta questa solidarietà. Nella vostra vita non deve mancare mai Cristo. Ci saranno momenti di salita, momenti di discesa, ma quello che vi darà la forza è Cristo insieme alla madre. Perché se la famiglia è accompagnata da Cristo, dalla Madonna, dai Santi, e allora sì che diventa quella roccia. Ci possono essere tanti terremoti, ma se la casa è fondata su quella roccia che è Cristo, nella vostra vita non accadrà mai nulla. E come dice sempre Papa Francesco, potete litigare, vi potete tirare anche i piatti dietro, ma la sera, ecco, dovete fare questo gesto, vi dovete stringere la mano e iniziare un nuovo giorno, non soltanto voi due, ma con Cristo e la Madonna che vi accompagnano in questa esperienza fantastica. Perché da questo momento in poi, voi siete la Chiesa nascente, voi siete la Chiesa domestica, voi siete quelli che un domani devono educare i vostri figli all'incontro con Cristo. E se non siete voi i primi a fare esperienza di Cristo, sicuramente non trasmetterete nulla. Ma se nella vostra vita ci sarà sempre Cristo, allora supererete ogni difficoltà e allo stesso tempo, vivrete con forza e con coraggio. Carissimi Matteo e Rossella, siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Matteo, accolgo te, Rossella, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Rossella, accolgo te, Matteo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà. Rimangano nella tua volontà e nella tua pace, vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Rossella, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo e Rossella, io vi dichiaro marito e moglie.
Grazie.
I find myself longing.